Dopo tutti questi sentimenti, vedremo chi sono i genitori più bravi di tutto l'anno con questa challenge. Voi due avrete due gemelle. Minda, di nuovo. Sì, sarete i genitori. L'abbiamo fatto un migliaio di volte, ma... E voi due sarete genitori di questi altri due gemelli. Sono nostri? Sì, e alle vostre pance ci penseremo dopo con il dottore. Il dottore? Sì. Ora usciamo. Questo è il vostro passeggino. Ok. Li potete mettere anche dentro. Vai. Ok. Andiamo qua. No, no, sei incinta, porto tutto io. Va bene. Voi ci siete, venite. Sì, sì. Eccole qua. Ok, vai. Ok, ci siamo. La vostra casa si trova su di sopra. E il lavoro di Tommaso è il barman. D'accordo, vai. E questa è la tua vita. Grazie. Questo è il vostro trasporto di entrambi. Il lavoro di Charlotte è affittare la casa a Tommaso e Eva. E questa è la vostra famiglia. La vostra casa si trova qua. Ok. Che bella casa. Ok. C'è tutte le cose. Allora, come li chiamiamo? Allora, ho pensato. Lui, Dario. Dario. E lui, Marco, secondo me. Vai. Va bene. Basta. Ok. Allora. Inizio a spogliare lui. Ma sei bello. Sì. Ha gli occhi celesti. Lo sciacquo un pochino. Mm-hmm. Ok. Eccoci a casa. Wow, che bella. Com'è? Wow. È bellissima. È bellissima la suite che ci ha affittato Charlotte. Mi piace? Allora, io a te ti chiamerò Matilde. Bel nome, allora lei la chiamo Rosa. Rosa? Ok, quindi Matilde e Rosa. Sorelline. 25. Vai. Andiamo a esplorare un po' la casa? Sì, io vado di qua. Allora io di qua. Va bene. Perfetto. Matilde? Guarda cosa c'è qua. Oddio, hai visto? Tutte le bambole. Guarda, aspetta, mettiamoci a sedere. Offle. Guarda quante bambole. Ti piacciono? Sono tutte bellissime con questi capelli grandissimi. E questo che cos'è? Ci abbiamo tutta questa roba per disegnare. Eva, che stai facendo? Vieni, Tommaso. Perché? Che fai? Ci sono un sacco di smalti. Sto dando lo smalto a Rosa. Cosa stai facendo? Le sto dando lo smalto. Eva, ma sei impazzita? Come impazzita? Che problema c'è? Se gli do lo smalto? Eva, ma è uno smalto per ragazze grandi, lei è una bambina. È una ragazza grande ormai. No, guarda, magari gli fa irritazione, gli farà male. Non gli fa male, Tommaso, basta. Tommaso, guarda quante cose ci sono in questa casa. Potremmo farle gli orecchini. A tutte e due. Sei impazzita, Eva? No. Cosa c'è? È una bambina, non si può fare gli orecchini a una bambina. Perché no? Mi fa male, poi non lo so, ma non si può bucare una bambina. Invece possiamo, piuttosto, guarda quanti soldi abbiamo nella paghetta. Perché? Per andare a comprare qualcosa, visto che non possiamo né mettere gli orecchini o lo smalto. Ok, facciamo una cosa. Vai a comprare uno smalto per bambini, ok? Però non so se bastano i soldi. E dammeli tutti e poi vedremo. Non abbiamo abbastanza soldi, poi magari ci sarebbe il pranzo. Andiamo a controllare. Io ho i soldi. Ciao Leonardo. Che ci fai qua? Pensavate che vi avrei lasciato fare questa challenge da soli? Ci aiuterai? Giù? Sì, ecco voi. Però voi dovrete aiutare me. Ma sa che sei qui, Charlotte? No. Appunto, mi dovete aiutare. Qual è il piano? No, non piangere. Come faccio? Perché piange? Prova a mettere nel letto. Ok. Qua, stai qui. Ho tutte le guance rosse. Non smette. Aspetta, asciugo lui. Un attimo, vengo io. Ok. Ma forse se gli faccio vedere i giochi smette. Guarda. Oh, una bambolina. Guarda. Qua? Ti piace? Vai. Guarda. Tutto. È bellissima, è un panda. Lui non piange, che fa? Lo metto a letto. Lo metto a letto, vai. Perché continuo a piangere? Dai, guarda, una tigre. Forse... Vai.
Il pannolino? Proviamoli a mettere il pannolino. Vai. Ok, proviamo a sfogliarlo. Tu sai come si mette un pannolino? Proviamoci. Così. Sì. Ok, proviamo vai. Tipo qua. No, così. Sì. Va così, vai. Ok. Vai. Ci dovrebbe essere una parte di là. Sì, forse qui. Ok. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Male. Perché adesso... continuo a piangere? Adesso che facciamo? Proviamo a dargli qualcosa da mangiare. Aspetta. Vai. Ok, c'hai latte. C'hai latte. Prova. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ok, brava. Sta funzionando, sta funzionando. Ok. Vai. Facciamoli accanto. Abbiamo la paghetta. Tu prova a dargli ancora il latte. Io vado a cercare qualcosa da potergli dare. Veloci però. Forse c'è un negozio, qualcosa. A dopo. No ragazzi, sentite, mi fa troppo male la pancia. Tommaso, fai te. Tieni. Vado io? Sì. Vai, prova. Sì. Tommaso, compra anche il vasetto. Un nuovo vasetto? Sì. Ok. Perfetto. Allora, io vado a cambiarmi, ok? Va bene. Ok. Allora, Rosa e Matilde, leggiamo un po'. Avrete notato che nei miei video musicali uso sempre look diversi. Mi piace molto scegliere dei vestiti colorati e cambiare. Sono creativa. Che cosa ci posso fare? Oltre al look, mi piace tantissimo curare il make-up. Beh, immagino che ora sarete curiosi di conoscere i miei cantanti. Vi state addormentando, siete stanchissime. Allora, con calma, piano piano, andiamo a letto. Rosa e Matilde. E mamma e papà andranno a dormire lì accanto. Adesso dobbiamo aspettare il papà. Sto arrivando, Linda! Tommaso, hai appena fatto cadere una donna incinta! È tutta la mia paghetta e a proposito di soldi, mi devi pagare per l'affitto! Sì. Ti do tempo 10 minuti per trovare il 10? Forza! Dai! Tieni! Fatto. Adesso vado a comprare la roba per le mie bambine. Se il io tuo cavallo si sposta. Raccatto i soldi che hai fatto cadere. Ciao Linda, come va? Oddio! Vai, sì, scusa. Devo ancora imparare come funziona. Che cosa vuoi? Allora, un vasetto. Costa 5, mi pare. 5, poi ok, quanto? Allora, anch'io ho un vasetto, 5 euro. Sono offro il doppio per il vaso che vuole lui. Scusa, perché? E poi lì c'è scritto 2 euro, quindi 2 euro, no? 2 o 5, non vedo, li ho scritti. Ok. Perché 5 euro quello rosa e 3 euro quello blu? Perché quello rosa è più richiesto, forse. Infatti le mie bambine sono femmine, a differenza dei suoi maschiacci. Quindi, intanto sei maschio, quindi sei zitto. Vabbè, ma le mie bambine no, quindi sei zitta te. Quindi te prendi... State zitti, te prendi quello per maschio e quello per femmine? Sì. No, le prendo tutte e due io. State zitti, ce la fate. Decido io ora. Decide quindi lei. Questo è per te. E questo è per te. Grazie. Va bene. In se più volete qualcos'altro? Sì, io sì. Vorrei anche... Prima mi devi okay pagare. Oh, sì. Comunque... Lei mi ha già pagato. Va bene, ti pago, sì. Tieni. Ok, io voglio questa mini bag fucsia. A Marco piacerà un sacco. Anche io la voglio.
Ah, ce n'è anche blu, rosa, no, verde, rosso. Questa. Ma perché l'ho scelta io? Ma perché mi piace più questa, non posso? Va bene, tanto ci sono altri colori molto belli. Smettila. Ci sono un sacco di colori, guardate qua, ce n'è un'altra anche fucsia. Scelgo anche questa, il nuovo libro di Nina. Ok, grazie. Li metto qua. Io posso avere anche lo smalto e un po' di slime? Quale vuoi? Ce ne sono un sacco. Smalto quello lì, esatto. Quale dei due? Questo rosa. Sono 2 euro. Aspetta, poi voglio anche lo slime. Dammi uno slime. Quale vuoi? Ce ne sono tantissimi. Prendo questo qui del sushi. Allora, dovete pagarmi ancora. Sì, quanto? Direi 10 euro, non voglio il resto. Grazie. Grazie. Da dove li trovate quei soldi? Indovina. Te mi devi ancora pagare. Sì. Dammi 7-8 euro. Tieni. No, o dammi tutto. No, tutto no. Questo sono 7 euro. Ehi, bar, io vorrei anche del cibo per i miei figli. Non devi chiedere a me, dovresti chiedere al barman. Apro fra un'ora, ok? Ci vediamo dopo allora. Sì, aspettami proprio tra qui davanti, ok? Preciso. Sì, precisissimo. Mm-hmm. Allora, certo. Grande sorpresa. Sì.